Venne il giorno di Lecce Napoli. Lecce Napoli è una partita importante, non solo e non tanto per la classifica, ma perché si tratta delle uniche due squadre meridionali che sono in questa Serie A. Un tempo c'erano più squadre meridionali, c'era il Bari, c'era spesso il Foggia, a volte la Regina, almeno una siciliana, capitava sempre. Quest'anno niente, ci stanno solo Napoli e Lecce. Per fortuna l'anno prossimo dovrebbe arrivare il Benevento, perché è prima con un'eternità di vantaggio sulla seconda e meglio ancora sulla terza, e quindi il Benevento ha un piede in Serie A. Io spero che si salvi anche il Lecce, e questo dovrebbe essere la speranza di tutto il calcio campano, di tutto il calcio italiano, perché un calcio italiano che si ferma a Napoli è un calcio che non va da nessuna parte. C'è bisogno di recuperare le grandi piazze, c'è bisogno di recuperare le grandi piazze del sud, perché portano entusiasmo. Una volta il calcio si faceva soprattutto con gli incassi allo stadio, oggi non è più così. Oggi il calcio è destinato sempre più a essere un brand mondiale, per cui città che hanno la passione, come quelle meridionali, sono fondamentali. Per di più, i meridionali sono in tutto il mondo. Si dice che i tifosi del Napoli non sono certamente solo i napoletani che vivono a Napoli, ma ce ne sono almeno 7-8 milioni che vivono all'estero, figli di emigranti oppure figli di emigranti. È un brand importante, non sono 120 milioni come qualche volta par nedicato De Laurentiis, ovviamente, però 7, 8, 9 milioni di tifosi o simpatizzanti del Napoli sono tantissimi. Come sono tantissimi i tifosi del Palermo, come sono tantissimi i tifosi della Regina, come sono tantissimi i tifosi del Bari. Vedere in Serie A squadre come Sassuolo, in passato Chievo, Empoli, da un lato fa simpatia, da un lato però deve far riflettere, perché in Serie A deve essere rappresentata tutta l'Italia, io dico soprattutto quelle piazze dove c'è il maggiore entusiasmo. E se sono piazze in questo momento sicuramente più depresse da un punto di vista economico, vanno aiutate, perché a gioco lungo il futuro è questo, perché a un imprenditore straniero certamente interessa più avere in Serie A il Lecce, il Bari, il Palermo, la Regina, piuttosto che, ripeto, Chievo, Sassuolo, Empoli e dico anche Brescia o Atalanta, che sono realtà importanti, storiche, che però sono fini a se stesse, perché di emigranti bergamaschi o bresciani in giro per il mondo non ce ne sono tantissimi. E se vogliamo portare il calcio italiano in giro per il mondo, bisogna portare anche le squadre giuste. Alla prossima!